Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre TotoResi92 che vi parla e oggi andiamo a vedere questo paio di cuffie proposto dai Gadgets con riduzione del rumore. Come potete osservare dalle immagini, il design non è tra i più ricercati ed eleganti e per la costruzione è stata usata semplice plastica. iGadgets ha tuttavia cercato di abbellire il tutto inserendo nei padiglioni questa trama che vuole assomigliare al legno. Ci riesce? Giudicate voi. Ovviamente il gusto estetico è soggettivo, ma queste non mi fanno proprio impazzire. Molto buono invece l'assemblaggio, privo di scricchiolii e imprecisioni anche nei più piccoli dettagli. Passando alle specifiche, sono dotate di Bluetooth 4.1, chipset CSR 8645 con aptX che aiuta a ridurre disturbi dovuti alla trasmissione Bluetooth e due driver in Mylar da 40 mm. Ottima la durata della batteria, che ci consente di raggiungere le 10 ore se attiviamo la riduzione del rumore e di superarle nel caso non la utilizzassimo. Come tutte le cuffie è possibile regolare l'ampiezza dell'archetto in modo da poterle comodamente indossare e l'anima in questo caso è in alluminio che dona una certa robustezza al tutto. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla leggerezza di questo headset che, bilancia alla mano, pesa solo 207 grammi, un peso piuma raggiunto grazie all'utilizzo di materiali leggeri. Impressionante invece la dotazione di comandi e pulsanti, che esigono diverse ore d'uso prima di essere memorizzati a dovere. Sulla cuffia sinistra troviamo i pulsanti per l'accensione e lo spegnimento, la navigazione tra i brani e il jack aux da 3.5 mm per connettere a dispositivi che non sono dotati di Bluetooth, insieme al LED stato. Sulla cuffia destra è invece posta la ghiera per il volume, soluzione che reputo sempre comodissima in quanto ci consente di regolare in modo fine il volume, molto più velocemente rispetto a premere o dover tenere premuto dei pulsanti, e lo slider che ci consente di attivare o disattivare la riduzione dei rumori. È inoltre possibile far ruotare i padiglioni di 90 gradi sull'asse verticali e di circa 60 su quello orizzontale, in modo da poterle adattare a qualsiasi testa, ma non è possibile ripiegarle per renderle compatte. Il comfort è davvero ai massimi livelli, grazie alla leggerezza, alla pelle morbidissima, all'imbottitura e schiuma, anche dopo diverse ore vi posso assicurare che non patirete caldo o fastidi vari. Ottima la confezione, che oltre a dare un aspetto premium è anche completissima. All'interno del cartoncino descrittivo troviamo infatti una scatola nera in cartone spesso che al suo interno racchiude una custodia rigida e dimensioni importanti per riporre le cuffie, un cavo aux con pin placcati in oro lungo circa 1,5 metri, il cavo per la ricarica USB micro USB, un adattatore da viaggio di quelli che si usano negli aerei e un adattatore da 3.5 mm a 6.3 mm per connetterle praticamente a qualsiasi tipo di impianto. Arriviamo però adesso al clou della recensione. Come suonano? Prima di dirvelo voglio dirvi il prezzo, perché è importante relazionare la qualità al prezzo proposto. Queste cuffie vengono infatti vendute su Amazon a circa 55 euro, a cui si devono però aggiungere 10 euro di spedizione per un totale di 65. Detto questo, la qualità offerta è davvero molto buona. Il suono riprodotto è caldo, avvolgente, ma soprattutto equilibrato. Non è raro infatti trovare in queste fasce di prezzo cuffie in cui i bassi sono onnipresenti e gli alti quasi inesistenti. Con queste non succede, tutte le frequenze sono prodotte in modo ottimale, dando un'esperienza di ascolto di tutto rispetto. La riduzione del rumore, una volta attivata, alza il volume globale e grazie ad un microfonino apposito riesce a filtrare fino all'85% dei rumori ambientali. Questo significa che i rumori del traffico, delle auto che passano sotto casa vostra, dei vicini che sparano la musica, saranno totalmente filtrati. Se invece vostra madre o vostra suocera si mettono dietro di voi e vi chiedono una cosa, lo sentirete in modo ben chiaro e ve lo posso assicurare. Mi hanno convinto e le reputo davvero un ottimo acquisto, soprattutto se rapportate ad altre cuffie di prezzo simile, come le Blue Dot 3 che avevano bassi onnipresenti presenti e un comfort non ai massimi livelli. Se paragonate a quelle vi consiglio senza dubbio le iGadgets. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo video e lasciate un bel mi piace. Se non volete perdervi le prossime novità potete anche iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!